quando l'ho conosciuto. Credo che la coppiata tra Shakespeare e Cornwall sia vincente, crea una novità, una rilettura musicale in una chiave tardo romantica, dei sapori molto americani, anche se è una composizione che lui ha scritto quando aveva 19 anni, per cui era molto giovane e non era ancora andato in America, perché lui poi si trasferisce e fa la sua carriera scrivendo peraltro musiche per film. C'è un po' di tutto, c'è il Cornwall tedesco, tardo romantico, che scrive queste lunghe melodie con queste armonie molto struggenti, magari molto vicino a Strauss, a Mahler. C'è un Cornwall che invece è quasi una specie di Stravinsky, perché forse infatti possiamo dire che lui quando arriva in America poi è una specie di Stravinsky tedesco. Punta molto sul ritmo, punta molto sulle armonie molto taglienti. E poi c'è un Cornwall più semplice, che cerca semplicemente di tirare fuori i sentimenti di una scena e quindi che forse ci prepara a quello che poi sarà la musica del cinema, credo, che cerca di essere molto efficace con quello che succede nella scena. Lo spazio lo trovo stupendo la realtà che avete in questo spazio, l'arena che ha un'ottima acustica, è un ottimo luogo per fare gli spettacoli all'aperto, preservando però credo un po' quello che può essere la intimità di un teatro all'interno, e quindi questo è stupendo perché non ci sono tanti esempi in Italia, se no bisogna tornare di 2000 anni indietro per trovarli. È la mia prima esperienza con la Toscanini e anche la mia prima esperienza con la città, di cui sono felicissimo di essere qua. Ieri ho fatto la prima prova, credo che sia stato un bel momento, quindi sono sicuro che faremo un bel lavoro.